Benvenuto in Puerto Rico, la isla dell'incanto. Siamo qui con il sito Salpicon, un saluto speciale da parte mia Enzo Conte. Sono qui a illustrarvi una delle meraviglie di Puerto Rico, che è la Placita de los Salseros, dove si sono creati dei busti a ricordo di alcuni dei più grandi cantanti o musicisti della costellazione salsera di Puerto Rico. Cominciamo qui con Tommy Olivencia, il maestro Tommy, nella cui orchestra sono passati alcuni dei più grandi cantanti dell'isola come Chamaco Ramirez, Frankie Ruiz, Héctor Tricoche, lo stesso Gilberto Santa Rosa, Marvin Santiago, Paquito Guzman, Mel Martinez e mucho más. Una vera e propria celebrità qui a Puerto Rico, un pioniere, Rafael Cortico, che era il leader del combo de Cortico, dove militò anche il mitico Ismael Rivera, e a lui dobbiamo il grande riscatto della cultura, dei ritmi afroboricua, della bomba e della plena. Ed eccolo qui, El Sonero Mayor, Ismael Rivera, grande cantante conosciuto con pezzi immortali come il Negro Bombón e il Nazareno, veramente un idolo. Qui tra l'altro siamo a Santurce, proprio vicino al quartiere dove lui è nato, nella Calle Calma, che oggi si chiama Calle Ismael Rivera. E tra questi grandi artisti non poteva mancare che il mitico Tito Puente, il re del timbal, anche se lui era nato a New York, però era di famiglia portoricana, tutti quanti lo conoscono, grande timpalero, grande direttore d'orchestra, a lui si devono veramente dei immortali successi sia del mambo che della salsa. E per finire la carrellata, ma ce ne manca ancora uno, lo vedremo più tardi, abbiamo qui Marvin Santiago, che è ricordato anche con il Sonero del Pueblo, ha cantato con tantissime orchestre, tipo quella di Tommy Olivencia, Bobby Valentin, ha fatto anche una splendida carriera solista con brani come Fuego e la Jicoteca o Vasos en Colores. Poi, se andiamo più avanti, ne troviamo un altro che è un po' nascosto, ma c'è una motivazione, perché in realtà si tratta dell'unico salsero ancora in vita e speriamo ancora per molto tempo. In futuro si aggiungeranno sicuramente molte altre stelle, manca sicuramente Tito Rodriguez, Cheo Feliciano, ma anche il mitico Frankie Ruiz, che qui a Puerto Rico era particolarmente adorato. Bene, passiamo queste palme e andiamo a scoprire l'ultimo a cui è stato dedicato un busto, ripeto, l'unico ancora in vita, ed è qui il mitico Roberto Roena, nostro grande amico, lo incontriamo spesso qui a Puerto Rico, già l'abbiamo incontrato alla fiesta patronale dei Cayey, poi tutti i lunedì e a suonare alla Fattoria nel Viejo San Juan. Eccolo qui, è il mitico Roberto Roena, direttore dell'Apollo Sound, grande ballerino anche, è stato anche un grande componente della Fania All Stars, e in vita, tanto importante questa figura, tanto amato, gli hanno anche dedicato un busto in vita, cosa non sempre molto comune. Bene, è tutto per ora, un grande saluto dalla Isla dell'Incanto, ciao!